Ciao, come state? Io sono emozionatissima, spacchettiamo insieme l'ordine che mi è appena arrivato dal sito di scritto Maquillaia, un sito spagnolo che mi ha consigliato Samantha, ciao Sam, signorina Bloggy, ed è un sito che ha, dunque io ho aperto questo sito in particolar modo perché volevo vedere i prezzi dei pennelli della Real Techniques, perché ha dei prezzi veramente vantaggiosi. Tra l'altro sono appena usciti anche i kit dei duo fibre, insomma ce ne sono tantissimi, date uno sguardo, forse da brava ve l'avrò anche scritto da qualche parte, insomma o ve lo scrivo su o vi lascio il link giù del sito appunto di Maquillaia, penso si legga in spagnolo, comunque facciamo veloci. Allora io ho fatto l'ordine il 10 e oggi è 17 oggi o 16, no oggi 17 e c'era il weekend in mezzo, poi mettimi a fuoco, poi con il fatto dell'isola naturalmente ci mette sempre almeno un paio di giorni in più, purtroppo sfigatelli noi, e quindi insomma, perché so che a Milano ad esempio a Samantha è arrivato in 2 giorni netti. Quindi a seconda di dove siete vi dovete beccare, infatti il sito dice che per la consegna ci vogliono dai 3 ai 6 giorni massimo lavorativi. La consegna è tramite GLS, il corriere GLS, non arriva in una scatola, almeno a me non è arrivato nella consueta scatola di cartone, ma in una busta, però con tutto imballato splendidamente, con milioni delle buste con le bolle. Io amo, infatti dopo mi metterò assolutamente a scoppiettare buste con le bolle, tra l'altro sia quelle piccole che anche i bolloni giganti. Amo i bolloni, sono quasi più contenta per le bolle che non per i prodotti, no sto scherzando. Vi faccio vedere subito delle cose che hanno ordinato, perché non ho fatto l'ordine da sola ma ho fatto l'ordine con 2 amiche. Allora, una ha ordinato questa qui. È un sito che diciamo che come marche particolari ha la Mua, ha Zoeva, ha le edizioni limitate di Essence e Catrice, ha NYX, ha la Real Techniques, ora poi ha altre marche un po' più o meno conosciute, però diciamo che le marche che magari ti fanno saltare subito all'occhio sono queste, anche perché piuttosto che andare ad acquistare magari sul sito di Mua, lì trovi qualcosa o magari trovi qualche saldo, qualche offerta. Comunque i prezzi con cui io ho acquistato la Mua, perché ho ordinato un pennello della Real Techniques e delle cose di Mua, erano i prezzi standard, tranne il pennello che era sicuramente più vantaggioso degli altri siti. Allora, lei ha acquistato questa qui, che è una palette di colori nude, che si chiama la Heaven and Earth palette, ed è questa, veramente bella, naturalmente io per rispetto giustamente non la apro, e l'ha pagata 4,99 euro, quindi è una appunto, penso siano tutti shimmer questi colori, mi sembrano tutti shimmer, colori bellissimi. Poi un'altra amica invece ha acquistato 3 cose, che sono questa qui, che è una base per lo smalto della China Glaze, questa qui si chiama Strong Adhesion Base Coat, quindi una base per lo smalto che costa 5,95 euro. Poi questo ombretto di Catrice, che come sapete non è facilissimo trovare i Made to Stay, e questo è il numero 70, che si chiama Movie Star, ed è, io non lo apro naturalmente, comunque è questo colore qua con dei riflessi violacei, che secondo me a vederlo così, io non l'ho comprato perché quando l'ho trovato mi è sembrato molto molto simile al long lasting di Kiko numero 5, e quindi insomma ho evitato, e poi ha preso lo stesso pennello che ho preso io, che vi faccio vedere dopo. Allora, io che cosa ho preso? Partiamo da Mua. Ho comprato due, io della Mua non ho niente, quindi sono i miei primi prodotti Mua, e diciamo che vedendo i video eccetera avevo la curiosità di provare queste 3 tipologie di prodotti. Allora, questi 2 ombretti, che sono 2 ombretti della linea base, della linea
pearl, perché ci sono sia quelli matte che quelli pearl, e questi qui appunto sono della linea perlata, diciamo, shimmer. E sono esattamente lo shade numero 14 e lo shade numero 12. Allora, iniziamo dalla 12. Io per comodità li ho già swatchati. Questo è il pearl numero 12. Già dallo swatch, da dove ho toccato, si capisce che è un, non so, penso si possa qualificare come un duochrome. Il 12 è il primo, questo qui. Guardate la meraviglia di questo ombretto. Questo ombretto ha una base marrone rossiccia e poi un casino di riflessi verdognoli che sono la fine del mondo. Cioè, ditemi se non è bellissimo. Mi sbaglio o esiste un pigmento di MAC che abbia dei riflessi così, ora tipo un verde con dei riflessi ramati, ora non me lo ricordo, però quando ho visto questo, perché poi sul sito di Mua la cosa bella è che ci sono degli swatch proprio fatti così sulla mano, che vi fanno apprezzare l'esatto colore dell'ombretto, che è una cosa che per me tutti i siti dovrebbero avere perché è stupendo. Forse mi sbaglio, comunque, cioè, secondo me questo può essere il dupe di qualcos'altro. Ma non so assolutamente che cosa, data la mia ignoranza. Questo invece è lo shade numero 14, che è questo verde scuro. Ma visti così accanto sembrano, cioè così da lontano sembrava che io avessi acquistato tipo lo stesso prodotto, come sono arrivati. Ed è questo accanto. Così, brava Alessandra, ce la puoi fare. E come vedete sono diversi. Ed è un verde molto molto scuro, che secondo me con una base nera sotto dà il meglio di sé. Cioè non so se dia il meglio di sé, ma secondo me sarà una figata con una base nera sotto, con uno smoky, appunto per uno smoky molto scuro, con poi la palpebra mobile di questo verde scurissimo. Io non sono solita acquistare dei colori pazzeschi, specialmente dei verdi, perché non mi piacciono sul mio occhio verde, gli ombretti verdi. Ma un colore così scuro, secondo me, può, anche perché ha molto del mio occhio questo verde scuro. Non lo so, penso, spero che ci possa andare bene. Il prezzo di questi ombretti è irrisorio perché costano 1,49 € per 2 grammi di cialde, durano 12 mesi dall'apertura. 1,49 € neanche Essence, avete visto la scrivenza? Io di questi della linea Pearl ho sentito parlare benissimo, hanno una scrivenza pazzesca e soprattutto questo qui, il numero 12 se non sbaglio, ha una morbidezza, una setosità pazzesca. Io l'ho appena toccato col polpastrello e swatchato sulla mano. Bellissimi. Poi, che cosa ho acquistato? Io ho acquistato lei. Quello che tutto il tubo definisce essere il dupe della Naked. Naturalmente non potrà mai essere messa a paragone probabilmente la scrivenza e tutto il resto. Ed è la Undressed Palette. I colori sembrano un po' diversi. Poi qua dietro vi dicono anche insomma, i nomi degli ombretti, che sono tutti shade numero dall'1 al 12. E la confezione è un po', giustamente, essendo molto low cost, è un pochino fragilina, eh? Dentro c'è la doppia spugnetta e questi qui sono i colori. Ci sono alcuni colori matte, se non sbaglio sono tre i colori matte, perché sono 1, 2 e 3, e poi tutti gli altri sono dei colori shimmer. Vediamo un po' se ve li avvicino. Poi la luce sarà quello che è, però appunto da quello che ho sentito io pare siano veramente molto 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 simili, una validissima alternativa alla Naked. Non avendo intenzione di acquistare un prodotto costoso come la Naked, perché sinceramente di ombretti ne ho tanti e non ho la necessità di averla, il fatto di aver trovato appunto una sostituta,
Donna, vedete poi com'è piccola. Io pensavo che i prodotti MUA fossero molto più grandi. Ecco, degli ombretti mi aspettavo una roba simile, perché credo la cialda sia più o meno come quella di Kiko. La palette sembra veramente più piccola, ecco, rispetto a quello che potessi immaginare. Anche questa pagata 4,99 euro, quindi per 5 euro direi che se lo fa, sono 9,6 grammi di prodotto sempre 12 mesi dall'apertura. Mi sa che faccio una cosa, ora metto in pausa e faccio gli swatch sul braccio, così poi ve li avvicino e vediamo. A tra poco. Eccoci qui. Allora, parto dalla prima fila, questa qui, la capovolgo solo per comodità, quindi la prima fila è questa. Vi rifaccio vedere i colori. Vedete, sono matte, shimmer, matte, shimmer, matte, shimmer. Quindi sono alternati. E sul braccio sono questa fila qua, i primi sei, così in colonna. E quindi sono questo chiaro, poi c'è questo qua sotto shimmer, non si vede assolutamente niente. Poi questo terzo qui, che è l'unico che scrive meno di tutti, ma è proprio color pelle, cioè non si vede praticamente niente. E poi questi tre, io dovrei riuscire, ecco, forse così ce la facciamo di più. Ecco, vedete, riusciamo a contare uno da questi chiarissimi, eh? Due, tre. Vedete come il terzo proprio non si vede praticamente niente, proprio color pelle matte, che è sempre molto buono per sfumare. 4, 5, 6. Quelli matte sicuramente hanno minor scrivenza rispetto agli altri. Non so che cavolo vediate. Sicuramente questa fila è molto più facile da vedere, perché quelli scuri, quelli dorati sono molto più scriventi. Io sono handicappata, no, proprio non riesco a mettere a fuoco. Comunque sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quello che mi piace meno è questo qua, questo più scuro di tutti, che è una specie di tipo grigio fumo con questi micro glitter, vedete, argento. Diciamo che questo nero e poi questo azzurro, che sono gli ultimi due, diciamo, della fila. Poi c'è un altro giù, ma perché ne ho saltato uno che sicuramente è bellissimo, questo specie di marrone borgogna. No, non sono capace di inquadrare, mi dovete proprio scusare, ma non ne sono assolutamente capace perché ho la videocamera in mano. Comunque, basta, mi sta prendendo all'anima fare questa cosa. Quindi, allora, questi due, che sono gli ultimi, come anche nella Naked, sono quelli che mi piacciono meno, ma per una questione di colori, perché l'azzurro a me non piace tanto, e perché questo invece grigio fumo non scrive tantissimo e ha dei micro glitter. Questo col marrone, quest'ultimo qui, quest'ultimo qua, che è un marrone con dei riflessi borgogna, quindi io lo amo assolutamente. Comunque, e poi anche questi qui, questo rosato, questi due marroni che tendono al bronzo, sono invece bellissimi, scriventissimi. Comunque, diciamo che come scrivenza, appunto, quelli shimmer hanno una scrivenza veramente buona. Io li ho appena toccati, quindi non è che mi sia messa a fare chissà quale prova particolare. Che poi ho fatto un casino quando c'ho lo zoom, mannaggia. Si intravedrà qualcosa così? Intravedrà, non intravederà. Non so parlare. Basta. Mi odierete, vero? Sì. Quando una è totalmente incapace di fare queste cose, cioè è un video decisamente improvvisato e si vede che la roba mi è appena arrivata e avevo voglia di farvela vedere. Insomma, 4,99.
La userò senz'altro e vi farò sapere. Poi un altro prodotto che volevo assolutamente provare era, e come categoria, diciamo, era quella del blush. Allora, io ho acquistato due blush. Sono arrivati io, a parte che erano appunto avvolti in mille bolle blu, ma ho detto, ma dove sono i blush? Mi hanno dato delle mini taglie. Allora, i blush sono così. Cioè, io video ne ho visti, ne ho visti tanti, perché le colorazioni sul sito della MUA, mentre gli ombretti ci sono gli swatch, quindi si capisce benissimo. Per quanto riguarda i blush, i colori sono assolutamente incomprensibili. Fortunatamente il colore che ti arriva a casa è molto più bello del colore che vedi sul sito. Perché, fosse per il sito, i colori sarebbero veramente un disastro. Io per capire più o meno quale colore avrei potuto scegliere, mi sono affidata a Google Immagini e a qualche video su YouTube. Quindi alla fine ho optato per due blush. Questa è la confezione. No, guardate, cioè, è un nano questo blush, perché io se ve lo faccio vedere così sembra anche grandino. Ma questo blush è un nano, cioè ci sta in mezzo palmo. Cioè, guardate, io non è che abbia una mano gigantesca, ma è minuscolo. Cioè, manco un indice. Comunque, questa è la confezione classica dei blusher. E questo è il blusher, lo shade numero 4. Occupato. Ed è lo shade numero 4. E naturalmente, aprendolo, siccome mi ha fatto un po' di difficoltà, la confezione classica, io ci ho dato un'unghiata, naturalmente, e l'ho rovinato. È un color pesca qui, non so quanto scriverà, non scrive tantissimo, ma si intravede? No, ma anche perché io comunque in camera ho il sole che entra dritto, la serranda abbassata, quindi effettivamente, ecco, magari così si vede un po' di più. Con le luci è dura, viene un po' dura capire i colori. Comunque questo color pesca, molto caruccio. La scrivenza sarà quella che sarà, ma poi bisogna vedere sulla guancia applicato. Non possiamo basarci su uno swatch fatto con il dito. E questa appunto è la confezione classica dei blusher. A questa linea ne hanno aggiunto un'altra, aggiungendo, se non sbaglio, 4-5 colori nuovi. Il colore che volevo io naturalmente era l'unico esaurito, e quindi ho preso il secondo che mi piacesse di più. Ve l'ho detto, shade numero 4, sì? La confezione è diversa, perché se lo shade, se i blusher normali, ora lo rompo di nuovo, si aprono così, quindi in orizzontale. I nuovi blusher si aprono così, sono invece verticali, hanno una confezione verticale con questo puntino qui, e quindi si aprono in questo modo. Ok, la cialda è la stessa, sono 2,4 grammi, sempre 12 mesi. Vedete, qua c'è scritto poi new. E io ho preso la colorazione bonbon, quella che volevo io, che forse era bubblegum, non mi ricordo, non c'era, era una specie di fucsia, un rosa un fluo. Questo invece è un rosa, ma non so, è un misto tra un rosa antico, un rosa malva, così, che probabilmente è un colore che mi piacerebbe più d'inverno. Vista così sembra quasi un rosa Barbie, ma è un po' più scuro, non è proprio un rosa Barbie. Comunque, insomma, queste sono le due colorazioni. Appunto, shade numero 4 in alto è il bonbon, quello rosa giù. E il costo di questi blush è sempre di 1,49 euro. Quindi comunque non saranno i blush della vita, non saranno i blush di Kiko iperpigmentati,
che basta guardarli per colorarsi, ma 1,49 euro valeva la pena, insomma, soddisfare questa piccola curiosità. Poi, i prezzi ve li ho detti, sì, il costo, non mi ricordo assolutamente. Devo fare un'altra pausa, torno subito. Se vi dico cosa, andate a fare, cosa sono andata a fare, vi mettete a ridere, però ve lo dico lo stesso, perché effettivamente sono andata a cercare il cellulare per fare una divisione. Cioè, se vi dicessi 17,58 diviso 2, così, per essere precisi, in un secondo riuscireste a farlo davanti a una telecamera, io no. E quindi sono andata a prendere la calcolatrice e a fare 17. Oddio, si è spenta. Oddio, lo devo rifare. 17,58 diviso 2. 8,79 euro. Questo per dirvi che ho acquistato il pennello di Real Techniques, l'Expert Face Brush, che è uno, diciamo, probabilmente il pennello più famoso della linea della Real Techniques. Ed è questo, Real Techniques, sappiamo tutti, i pennelli della Pixivo di Samantha Chapman, che ci viene detto anche qui. Ok, quindi c'è scritto, molto carino sicuramente come è fatto, bla bla bla. Allora, questo, ma la metà di voi sicuramente già ce l'avranno, se non di più. È un pennello così un po' rotondeggiante con la punta tipo due fibre, molto densa, morbidissima. Un pennello che io naturalmente ho avuto la curiosità, non prendiamoci in giro, soltanto perché l'ho visto su YouTube, perché altrimenti non avrei mai saputo neanche l'esistenza di questi pennelli, quindi sì, assolutamente sì, schiava di ciò che ho visto, lo ammetto senza la minima difficoltà, dato che un tempo mi appassionavano di più i pennelli da occhi, adesso invece mi appassionano un po' di più i pennelli da viso, perché mi rendo conto, man mano che li provo, mi rendo conto delle differenze. E poi comunque parliamone, 8,79 euro vi ho detto, penso di sì, per questo pennello che trovate anche a 15 euro singolarmente, quindi costa meno di un pennello di Kiko. E insomma, dicono tutte che sia peraltro quasi il migliore tra tutti i pennelli appunto di Real Techniques, un pennello che vale assolutamente la pena di avere. E io l'ho voluto provare, in fondo il costo non è così esagerato. Se pensate al costo dei pennelli di Sephora, dei pennelli. Ma appunto, fermiamoci anche soltanto ai pennelli di Kiko, che sono un furto micidiale, che già soltanto la morbidezza neanche a paragone. Comunque, niente, questo quindi è l'Expert Face Brush, non vedo l'ora di provarlo. Tanto con il fondotinta minerale, ora io sto usando il Flat Perfection di Neve. Anche se mi trovo benissimo con il flat buchi di Neve, perché proprio non mi riesce, diciamo, a non sollevare neanche un granello di polvere, perché io proprio lo presso sul fondotinta, sulla cialla e poi vado a girare. Appena becco una serata fresca, quando il signor maestrale si degnerà di venire qui a Cagliari a trovarci, io metterò il fondotinta liquido e lo vorrò assolutamente provare. In particolar modo con il Color Stay di Revlon, che insomma da stendere spesso non è semplicissimo. Questa è la confezione. Lei è Samantha. Ciao Samantha. Niente, ogni pennello arriva con la scatola, quindi questa si sommerà a tutte le scatole che io assolutamente non riesco a buttare. Tra l'altro, dove sono? C'è un casino qui che la metà basta. No, non le vedo, ma ci sono ancora. Io non ho ancora buttato le scatole nere di Kiko. Qualcuno di voi può venire qui per favore a buttare le scatole per me? Perché io ho un problema. Io ho un grossissimo problema. Ok, quindi sono due, ho diviso la spesa perché la mia amica ha comprato, appunto anche lei ha ordinato lo stesso pennello e quindi ho avuto questa difficoltà matematica. L'ultima cosa, questo
Questi però anche se abbiamo fatto l'ordine in tre, me li tengo io. Mi odieranno. Machigliaia ha mandato un dolce omaggio. Mi ha mandato una. Io li amo. Mi ha mandato un. Come ti chiami? Una bustina di Haribo, di Ossitos de Oro, degli orsetti gommosi da 30 grammi. Sono arrivati un pelo squagliati, cioè più gommosi del normale. E una cosa molto interessante che mi ha mandato questo, che è un doppio pacco. Sono due confezioni unite da un coso qui. Che si chiama? Etichetta? Sì. Vabbè. Allora, mi ha mandato di questa marca che trovate proprio, vende tante robe, tante robe, sì, tante robe. Vende tanta roba sul sito, questa marca che penso si legga Ziaha, Ziaha, con la jota. Ed è semplicemente un campioncino di 7 ml, diciamo che, cioè praticamente poteva fare metà confezione perché metà è vuota, quindi. Ed è un Orange Butter Creamy Shower Soap, una roba per lavarsi all'arancia. È un docciacrema all'arancia, insomma, interessante campioncino che conserverò se mai quest'estate andrò da qualche parte. Al limite in giardino mi faccio la doccia fuori e uso il campioncino. E poi mi ha mandato questa simpatica confezione di BB Magic Girls ed è una Plus BB Cream. Allora, non ho capito se la marca sia. A parte che dietro è scritto in coreano, oh, una BB cream coreana, fico! SPF 30, dietro c'è solo roba in coreano. A parte la scritta SPF 30, c'è tutta roba soltanto in coreano. Che io capisco sia coreano perché c'è scritto Made in Korea, se no non avrei mai capito. E probabilmente questa può essere la marca. Può essere la marca, qualcuno la conosce. Samantha, è arrivata anche a te per caso? Questa Bavi Pat? Non lo so. Comunque, Magic Girls Plus BB Cream è special para piel grasa. Quindi, appunto, per la pelle grassa. Sì, è distribuito da. Esatto, la marca è Bavi Pat. Bavi Fat, insomma, Bavi PHAT, e c'è il sito www.bavi. Vabbè, ma magari riusciamo a vederlo il sito. Forse. Eccolo qua. Questo è il sito qua. Ok, sì, vabbè, la mia manicure. Sì, fa schifo la manicure, la devo cambiare. E niente, quindi una BB cream che sicuramente. Manco voglio saperlo, non so neanche la colorazione, ma sarà sicuro chiarissima. È ricetta segreta, c'è scritto addirittura. Sarà assolutamente chiarissima per me, ma non fa niente. La metterò sicuramente in una jar. Male che vada, la userò dopo la stagione estiva. Non che io ora sia abbronzata, ma mezzo tonino in più del solito ce l'ho. Sì. Questo video dura tre quarti d'ora. A posto, io volevo semplicemente fare questa mezz'orata di video così leggero. E vi mando un bacio. Grazie mille, 10.000, 100.000, tutti i mila del mondo alle persone che si sono iscritte e che continuano ad iscriversi. Allora, io sono allibita. Ecco, beh, anche adesso. 311. Grazie. Io sono sinceramente emozionata. Cioè, non lo so, cioè, tipo più di 100 persone si sono iscritte nel giro di una settimana. Grazie. Ma niente, finiamo così.